prima è il dato di fatto che Castori alla fine interpreta a modo suo. Al di là del gesto, Juve Cesena si divide tra partita e battaglia, tra gesti, questa volta tecnici, e bufere varie, tra due squadre che giocano e un arbitro, Banti, certamente non in forma. Sembrava tutto chiuso nel primo tempo, due gol su azione in meno di 25 minuti, mai successo quest'anno alla Juve, che ci mette la testa, la rabbia, le gambe, le due firme che in assoluto danno prestigio a qualunque vittoria. Segna Alessandro Del Piero, dopo l'ottimo lavoro di Palladino, raddoppia David Trezeguet sull'assist di Balzaretti. 2-0 contro un Cesena che a volte è più bello da vedere e che nella ripresa torna in gioco con il gol di Papavaigo, l'inizio ufficiale di dubbi, contestazioni, recriminazioni. La Juve protesta per il contatto del core Birindelli, che si dice spinto. La Juve si complica tutto con Zebinà, che reagisce all'entrata di Mezzaviglia, non vista, scalciando l'avversario da terra. Fatto ed espulsioni, la quinta stagionale per i bianconeri, segnalati dal quarto uomo vuoto, protagonista, nei minuti successivi, di un paio di duelli verbali piuttosto eloquenti con Del Piero, ammonito in precedenza per simulazione. Importante avere sempre la serenità di quello che si dice e di quello che si fa soprattutto. La bufera è appena cominciata, entra nel vivo quando nessuno si accorge del tocco di mano in area di De Celi, ingannato dal rimbalzo del pallone. Forse tocca, ma non sembra così netto il contatto. Colpetto sì, però dopo è difficile da... Ma io dico che c'era anche Guadalini che poteva segnalare il fallo di mano, lui l'ha visto benissimo, era di fronte. Si continua con Del Piero che fa il difensore, lotta, si arrabbia con la tribuna che non incita, in bufera, si chiude al 91esimo. Mirante perde palla uscendo su Mezzaviglia, Pellè segna dopo il fischio dell'arbitro con Piccolo che non interviene sulla linea. Diciamo che non è un fallo nettissimo, per essere obiettivo, contatto c'è, poi è difficile da valutare. Non fa fallo sul portiere, nemmeno lo vede, la palla rimane lì, è stata un'uscita sbagliata del portiere. Sono soltanto sicuro di aver preso la palla e di averla persa mentre cadevo per colpa di un suo tocco alle mie braccia, ecco, adesso non so di quale entità, però non so se fosse fallo. A me è sembrato fallo, però non giudico adesso. Finisce 2-1, note a margine ma da non sottovalutare, l'infortunio alla caviglia di Kovac, 25, totali tra muscolari e traumatici, Buffon che in curva con le grottaglie partecipa al chi non salta è nerazzurro e poi lo striscione per Emerson e soprattutto le parole di Del Piero. Siamo stati bene con lui, non mi ha chiamato, non so chi abbia chiamato, però in dubbio le sue qualità.